Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti sul mio canale. Mi preparo con voi provando dei prodotti che non ho ancora utilizzato, tipo questa palette di Anastasia Beverly Hills, poi l'illuminante di The Balm e la cipria di Laura Mercier. Questa. E allora, ho fatto già le sopracciglia col Wonder Brown, poi li ho definiti un po' con questo mozzichino di Kiko, la 04 per bionde. Ho già messo sulla mia base occhi di Essence e ho messo su un po' di burro cacao sulle labbra. Allora, partiamo subito con gli occhi. Non ho fatto la base perché non so se fa fallout o cosa questa palette, quindi l'apriamo insieme e iniziamo a provarla. Vi faccio vedere dentro, vedete, ancora nuova, c'è ancora il cartellino sullo specchio. Vi faccio vedere i colori e partiamo insieme subito con un pennello penna di MAC, il 219, e vado a prendere un marroncino per fare la mia piega dell'occhio. Vado a prendere questo più chiarino, Bart Orange. Ma che nomi che gli danno, ragazzi. È il secondo, questo qua, vedete? Ecco, è caduto anche il pennello, perfetto. Allora vado a prenderlo, batto l'eccesso e vado nella piega dell'occhio. Non sapendo se fa fallout, cioè se fa cadere polverine, robe varie, ho preferito fare prima il trucco occhi e poi fare la base. Ecco, per avere un trucco più, diciamo, più fatto come piace a me, occhi di gatto, più definito, diciamo così, ho messo lo scotch sia di qua che di qua sotto l'occhio, di modo che il mio trucco verrà bello definito, senza bisogno di stare attenti a vari ritocchi. Allora, questo colore qui è molto chiaro, un marroncino molto chiaro, però sembra abbastanza pigmentato. È abbastanza pigmentato, non so se lo vedete, ed è un marroncino molto chiaro. Adesso prendo il 217 di MAC, un po' sporchino, scusate ragazze, ma non ho avuto tempo di lavarli, e vado a sfumare il mio colore. Porto all'interno, porto anche un po' più in alto, perché è un bel marroncino chiaro, tipo un nocciolino, diciamo. In alto, vado a prenderlo anche un po' con il pennello da sfumatura per portarlo un po' più in alto. Bellino sto colore, molto carino, veramente è un bel marroncino. Ecco, allora ho portato il mio marrone per fare la parte di transizione. Adesso prendo un pennello piatto e vado a prendere il colore Venetian Red, questo, vado a prendere il rosso, è un rosso sì. Perché c'è un rosso e un rosa e un fucsia con dentro che sembra un po' rosso, ma lascio appena appena lì un piccolo buco qua perché voglio aggiungergli un altro colore. Quindi quando voi fate un lavoro del genere, che mettete praticamente lo scotch, non c'è bisogno di stare attente tantissimo alla sbordatura, diciamo, chiamiamola così, perché tanto ci sarà lo scotch che ci aiuterà nella guida.
Molto bello come colore, veramente. Questi sono proprio, poi prendo il mio pennello da sfumatura e vado a sfumare il rosso insieme al marrone nella piega dell'occhio. Sono colori molto, anche questa palette, io la trovo una palette abbastanza autunnale come colori, molto carina. Poi, visto che ho comunque cambiato colore di capelli, non ho avuto ancora modo di truccarmi, perché ho appena cambiato colore di capelli. Ecco, adesso vado a prendere il color primavera, che è tipo un oro, è un color shimmer, c'è dentro dei micro glitterini. Lo vado a prendere col pennello che c'è dentro la palette, pennello piatto, e vado ad applicarlo in centro dell'occhio. Nel centro dell'occhio, poi vado a riprendere il pennello piatto, vado a riprendere il mio rosso e vado un po' pennello piatto, anche questo è di MAC, è un pennello da borsetta molto carino. Questo è il numero 239 SH, vedete come piccolo in confronto a un pennello sempre di MAC ma normale. Questo resta un pennello da borsetta. Prendo ancora un po' del marroncino e vado ancora sulla mia piega. Poi, siccome che volevo aggiungere l'eyeliner, non andrò a intensificare più di tanto il fondo dell'occhio, quindi mettovi un attimo la palette, ragazze, prendo il mio eyeliner di Kat Von D, il mio amatissimo tattoo liner, e vado a fare la mia riga. Anche così, ragazze, è veramente comodo, perché praticamente, essendoci lo scotch, verrà una riga precisa, perfetta. Scusate l'inquadratura, però mi sto guardando allo specchio. Aspetta che cerco di spostare lo specchio un po' più verso la telecamera. Non ho lo specchio sotto mano. Scusate, ma quando ci si mette l'eyeliner c'è la concentrazione. Più assoluta. Allora, devo dirvi intanto che come palette non spolvera più di tanto, eh. Non è polverosa proprio per niente. Molto molto buona, veramente.
infatti la puntavo da un po', poi con questi colori rossi, io li adoro quei colori. Ecco, adesso toglieremo lo scotch. E resta tutto abbastanza preciso. Poi sopra l'arcata sopraccigliare vado a prendere questo matitone di Kiko che è doppio, praticamente devo rifare la punta. È un highlighter per sopracciglia. Questo è un colore rosato matte. Shimmer, scusate, e questo è un colore più beige matte. Io vado a prendere il colore beige matte e lo vado ad applicare sotto l'arcata sopraccigliare. Questo matitone è veramente veramente buono. Poi col dito io lo vado a sfumare. Questo matitone, vi dicevo, è veramente veramente ottimo. Io mi ci trovo veramente bene, illumina parecchio. E poi, essendo in matita, è molto più preciso, riuscite ad andare bene sotto le sopracciglia. E boh, io mi ci trovo veramente bene. Vedete che il mio, anche la mia riga di ombretto è venuta molto precisa, senza bisogno poi di andare a ritoccare, robe del genere. Questo qua è molto buono di Kiko, veramente. Ho la scorta, ne ho un altro nel cassetto. Poi andiamo a prendere sempre la palette di Anastasia Beverly Hills. Prendo il colore più marrone più scuro, si chiama Cyprus Umber, che è questo, l'ultimo qua. Con un pennello a penna vado a prendere quel colore e lo porto sotto la piega dell'occhio, sotto, scusate, sotto la rime ciliare inferiore dell'occhio. Comunque, come vi ripeto, questa palette non fa fallout, nel senso che non perde polvere. Nella rima interna dell'occhio andrò a mettere un colore chiaro perché non voglio appesantire troppo e vado a prendere la matita di pupa che è la 550. Un po' sporchina, dovrei anche temperarla, è un color carne e vado all'interno dell'occhio. La matita chiara va a illuminare lo sguardo. Poi, finito gli occhi, passiamo al fondotinta. Vado a usare l'Accord Parfum dell'Oreal. Lo vado ad agitare un po'. Prendo due. Ho schiacciato due volte. È venuto anche in forma di cuore. Guardate, ragazze! Poi, signore, prendo la mia Beauty Blender e vado a mettere il mio fondotinta Beauty Blender, ovviamente bagnata, perché comunque non è il fondotinta che io amo in assoluto, nel senso che comunque tutti i fondotinta, eccetto quello di MAC, io bagno sempre la Beauty Blender perché no, non mi piace l'effetto mascherone. Vado a tamponarlo. Visto che comunque ho cambiato colore di capelli, non ho avuto ancora la possibilità purtroppo di truccarmi. E allora volevo fare questo video con voi per
in modo che così proviamo insieme appunto questi prodotti, in più come si dice, in più mi vedo anche truccata con i capelli scuri. Mi piace molto questo colore, questo è un biondo scuro cioccolato, va a scaldare molto, è molto veramente molto 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 bello, a me piace un sacco. Non mi sono pentita di essere tornata, di essermi fatta scura. Di solito mi pento perché sono abituata a essere bionda e sto attenta ad andare vicino al mio lavoretto perché ho paura di rovinarlo. Ecco, fatto. Poi prendo il correttore di Urban Decay, il Naked Skin nella colorazione Natural. Con la punta della Beauty Blender vado a stenderlo, picchiettandolo. Io lo porto sempre anche un po' all'interno, perché nella fossa dell'occhio io sono sempre abbastanza scura e lo tiro, visto che ho la punta, ho la possibilità di essere più precisa nel tirare il mio correttore. Ecco. Poi proviamo insieme la cipria di Laura Mercier. Allora, per il momento la palette veramente promossa, la cipria la apriamo adesso insieme per la prima volta. Oh mamma, dovevo aprirla prima, c'è su. C'aveva sulla carta, vi ho detto che sono prodotti nuovi. Ne vado a versare poca poca così dentro il suo contenitore. Prendo un pennello di Kiko che io uso per la cipria, vado a girare bene il pennello dentro il tappo, batto l'eccesso. Beh, come cipria è veramente bella, ragazze. Merita, eh. Io ho preso la colorazione naturale. C'erano tre colori, una tendeva sul giallo, una sul rosa, che è questa, che è simile al mio sottotono, e poi c'è quella bianca, adesso non mi ricordo come si chiama, c'è quella bianca, ma a me quella bianca non mi piace, dico la verità, perché ho paura che mi vada a sbiancare il viso. Poi prendo questo blush di MAC che è sul pesca con dentro dell'oro, prendo questo pennello, l'eccesso, non ho dimenticato ragazze il come si chiama il mascara, non lo ricordo, solo che lascia questo blush, lascia proprio l'effetto pescato con dentro, sembra comunque. Infatti non vorrei metterlo l'illuminante, perché comunque ha dentro questo riflesso dorato che tira un po' come un illuminante, sembra quasi, vedete, un illuminante. Però volevo provare questo qua
della The Balm, quindi lo proviamo insieme. Facciamo su tutto un miscuglio oggi. Prendo questo pennello di Real Technique, vado a prendere un po' di illuminante. Vado ad applicarlo qui. Allora, a me piacciono gli illuminanti, però molto bello, ragazze. Non so se cosa si vede in camera, ma è veramente bello. Sta anche bene con questo perché ha una tendenza sull'oro anche questo, e avendo il blush con dentro l'oro sembra proprio tutto un effetto molto bello, mi piace. Al me gusta. Poi vado a prendere la Terra di Essence, spolvero, scusatemi, il pennello, questo sempre della Real Technique. Vado a prendere un po' di terra e vado a scaldare, non voglio fare un contouring, vado a scaldare appena appena l'incarnato. Appena appena, perché non voglio una cosa molto forte. Allora, anche l'illuminante di The Balm è promosso a pieni voti. Adesso vado a mettere il mascara di Kiko, l'Extra Sculpt. Qua dove io mi sporcherò la palpebra sicuramente. Infatti, è colpa del pennello, ragazzi, è troppo cicciotto. A questo è bello come mascara, ma a sto pennello, che è una cosa micidiale. È troppo cicciotto in fondo e quindi vi lascia, rischiate appunto di sporcarvi la palpebra. Dai. E dai, mannaggia, beh, comunque ha un bel effetto come mascara, ragazze, veramente veramente un bel effetto. A me piace, è lo scovolino che è troppo grosso, dovevano fare uno scovolino diverso. Poi come rossetto, diciamo, io su un burro cacao, perché ho le labbra secche, lo vado a togliere, l'avevo messo prima di iniziare il video, lo tolgo, avevo messo questo della Perlier e adesso vado a mettere però un rossetto che non è un rossetto proprio rossetto, cioè è un rossetto ma non è una tinta labbra matte di Essence. Questo è un colore che sta bene, è un nude naturale, sta bene con tutto, non è a lunga durata però, cremosino. Però è un colore, vedete, che sta veramente bene con tutto. Ecco, questo è il mio trucco finito. I prodotti che ho provato in questo video, praticamente nuovi, sono state la palette di Anastasia Beverly Hills, è rimasto attaccato lo scotch, è stata questa ed è veramente ottima, non fa fallout, non fa
è bella pigmentata, è veramente molto 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 bella. Ve la consiglio, se avete modo di prenderla, prendetela perché è ottima. La cipria di Laura Mercier vi lascia la pelle che sembra seta, cioè praticamente io mi guardo allo specchio e si vede che, vedete? Si c'è un macchiello. Signore, come mai? Scusate, la cipria di Laura Mercier vi lascia la pelle che sembra seta. E l'illuminante The Balm veramente è un ottimo illuminante da giorno perché è molto, come si dice, non è quegli illuminanti sparaflesciati che si vedono lontano un chilometro, molto, molto sobrio, ecco, proprio da giorno, anche per uscire, scusatemi ragazzi, anche per uscire e andare a fare la spesa è perfetto, è molto sobrio, quindi va bene. E per il resto gli altri prodotti li avevo già provati, però ve li ho fatti vedere in azione. Questo è il mio trucco finito, spero che il video vi sia piaciuto, che vi possa essere stato utile se avete bisogno di comprare un fondotinta. Adesso finalmente mi vedo truccata anche da biondo scuro cioccolato, così almeno mi vedo molto meglio. E niente ragazze, questo video, spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!